Villa Mafalda, il punto di riferimento a Roma per la tua salute. A Villa Mafalda, l'esperienza medica incontra l'alta tecnologia. Una proposta completa di prestazioni eseguite in totale comfort e sicurezza. Esami diagnostici con le strumentazioni più all'avanguardia. Chirurgia endoscopica e robotica per interventi meno invasivi e una guarigione più rapida. Assistenza medica 24 ore su 24, tutto l'anno, compreso i festivi. Villa Mafalda è in via Monte delle Gioie 5 a Roma. Villamafalda.com. Super offerte da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Dal 25 maggio all'8 giugno. Best Way, piscina Fast, set autoportante, 14,99 €. Luminarc, servizio piatti, 18 pezzi, 11,99 €. Sedia regista in alluminio, vari colori, 14,99 €. E un'ampia scelta di prodotti per la cura della persona, detersivi, casalinghi, pet care, elettrodomestici, giocattoli. Tutto per il giardino e molto altro ai prezzi più bassi d'Italia. Cerca il Mauris più vicino a te su mauris.it e fai scorta di convenienza. 4Winds, il tuo fotovoltaico per un futuro più sostenibile. La soluzione per ridurre i costi in bolletta e rispettare l'ambiente. Scopri l'offerta impianto fotovoltaico chiavi in mano e approfitta del pagamento in comode rate. Chiama 4Winds allo 06 87 153 193 e diventa produttore della tua energia. 4Winds, the energy of the future. 4Winds.it. Da importanti ricerche scientifiche nasce SIRT 500 Plus, l'integratore che stimola la produzione di sirtuine, le proteine della longevità naturalmente presenti nel nostro organismo che rallentano l'invecchiamento cellulare e hanno la capacità di intervenire sul metabolismo. Vuoi rallentare anche tu l'invecchiamento? Recuperare energia, dormire meglio, diminuire lo stress? SIRT 500 Plus è la soluzione. SIRT 500 Plus, una marcia in più per il tuo metabolismo. Scoprilo su radioradioshop.it. Sicurezza, tecnologia, stile. Tutto in un unico brand. Tutto in un unico store, vicino a te, interamente dedicato al mondo Volvo. Car Room, più Volvo di così. A Roma, via Giovanni Capranesi 43, uscita uffici finanziari del GRA. Orario continuato da lunedì al sabato 8:30-20 e domenica su appuntamento. Carroom.it. Volvo Car Room. Casa e beni aziendali pignorati, usura, anatocismo, cartelle esattoriali, accordi con la banca o con la finanziaria. Basta incubi! Chiama Sdebitop, il top del gruppo Sdebito. Avvocati e consulenti esperti ti aiuteranno a uscire dalla crisi e a risollevare la tua attività. Sdebitop si rivolge a privati, imprenditori e aziende agricole. Sdebitop ha sedi in tutta Italia. Chiama ora 800 50 60 30 o vai su sdebitop.it. Fuori dai problemi con Sdebitop, il top del gruppo Sdebito. Erano gli anni 60. C'era una bottega a Roma in cui si facevano i materassi a mano. Passano gli anni, ma la passione resta. Oggi Ruega Materassi è tradizione, innovazione e migliora il tuo comfort. Materassi selezionati delle migliori marche e decine di letti personalizzabili, perfetti per ogni esigenza e stile. Design, tecnologia e qualità. Scopri i nostri 5 negozi e come contattarci sul sito ruegamaterassi.com. Ruega Materassi, una comoda scelta. Da oltre 10 anni, lo Sportello Legale Sanità si occupa delle problematiche legate a chi è vittima di errori medici come infezioni, mancate diagnosi, errori post-operatori. Uno staff di avvocati e consulenti altamente qualificati per garantire giustizia alle famiglie colpite dalla mala sanità. Sportello Legale Sanità, 800 700 802, sportellolegalesanita.it. Ragazzi, siete pronti per andare a Roma World? Sì! Mangeremo all'aperto come gli antichi romani! Andiamo nel bosco, accarezziamo gli animali! Entreremo nell'arena a vedere i gladiatori! Lo guardiamo lo spettacolo dei rapaci! Al mio segnale scateniamo l'inferno! Andiamo! Roma World, il parco a tema dell'antica Roma. Info e biglietti su romaworld.com. Che la storia abbia inizio. Papà, ci fermiamo anche a dormire in tenda? Sì, e non ci laveremo per giorni interi. Io le donne non le capisco.
me le donne mi lasciano. Se apro bocca si annoiano. Forse il colore della mia punto, oppure il mio look che crea disappunto. A me le donne mi lasciano. Se m'avvicino spariscono. Vorrei essere Rocco Siffredi o il guru tantrista che massaggia i piedi. Siamo qui a Sereno Variabile con Sonia D'Agostino. Eccoci qua, eccoci qua. Mi sembra Sereno però. Sembra Sereno. Mi è sempre pronto. Allora, bentornata per chi si fosse collegato ora. Sonia Bruganelli. Eh beh, non potevo, l'ultima, dai, dai. A livello proprio affettivo. Io dai. Mi sento a casa qua. Che bello. Sì. Ma è incredibile, sai che c'è un feeling incredibile? Perché lo so. Sa che ti chiami Sonia. È gelosa. Gelosissima. No, io già t'ho vero, detto Jupiter, il leone è geloso? Ed io tra di voi, no. Se non parlo mai. Ma... È possessivo. Il leone è nessuno nel suo territorio. Il leone è il re della foresta. È tutto mio. No, non è vero. Sentimi. Se qualcuno entra... Romagna, è normale. Dimmi. Senti, mi dici leone, leone ascendente bilancia? Ecco, diciamo che il leone, da l'ascendente in questo caso, dallo scorpione alla bilancia cambia molto. Un leone bilancia è molto più accomodante, più diplomatico, diciamo anche più organizzativo e ha, diciamo, una visione un po' più ampia, più leggera, a differenza di un leone scorpione che invece è molto più concentrato, prende le cose molto più sul serio e a volte anche un po' più permaloso. Però comunque tutte e due insieme hanno questa grande energia di tenersi molto gli amici, la lealtà, la generosità, ma guai se qualcuno li tradisce. Lo scorpione diventa particolarmente non vendicativo, ma ti dà la zampata e si afferra. Leone così, insomma, è un segno da tenere un po'. Io ho la moglie del leone. Allora però, allora diciamo che sei un pochino condizionato. Sì, infatti, se sbaglio mi dà la... Ha cambiato sfondo, è molto... Hai cambiato sfondo, hai messo i cuoricini. Senti, ma tu prima di... Senti, fammi capire una cosa, ma quando la corteggiavi, quando l'hai conosciuta, hai visto un attimo tutta la parte astrologica sua, poi sua, tua, prima di prendere decisioni? Io mi sono sposata quasi a 40 anni, ero grandicello, però con lei ho avuto un percorso abbastanza, prima amici, poi amanti, poi fidanzati, insomma un percorso abbastanza completo. Ma conseguenza... amanti nel senso che vi amavate o amanti perché eravate nascosti? Amanti. Guarda Jupiter, credo. Guarda l'occhietto di Jupiter. Guarda l'occhietto di Jupiter. Che bello. E tu che segno sei? Adesso glielo facciamo noi. È tutto rosso. E tu di che segno sei? Io sono un gemelli. Ascendente paraculo. Jupiter, ascolta, io ho due cugini arieti e dice che lì si vive bene. Dice stanno bene. Arieti, quanto è scemo. Grande amici Jupiter. Io le donne che capisco, oggi siamo proprio... Jupiter è frizzato, no, sta ricordando dei tempi andati, secondo me. No, abbiamo parlato di Alberto. Alberto, tu sei del Toro, vero? Sono Toro ascendente gemelli, si dice. Perché il Toro, l'Alberto, tende sempre un po' a svignarsela, no? Invece il Toro ha un modo, il Toro è un modo di amare molto particolare. Sì. Il Toro è molto possessivo, molto accentratore, non lascia spazio a niente a nessuno, Il Toro sembra, lo vedete lì bello, tranquillo, leggero, canterino, però c'ha un carattere, sì, una forte personalità. E quando si mette addosso il Toro è proprio una massa enorme, no? Ti ha puntato. Sai che sta facendo? Hai visto dei processi, no? Quando tu sei l'avvocato difensore che vuoi spostare l'attenzione, dice bisogna trovare un altro papabile. Ecco, ha trovato te per spiare dalla sua storia. Grande Luciano. Comunque nessuno ha pensato di dire, quando il Papa ha detto quella cosa particolare questi giorni, che lui parla papale. Ah, che bello. Io veramente, Sonia, posso salutarti? Sì. Posso salutarti tutti quanti, è stato bello, voglio avere un ricordo positivo di questa radio. Nessuno ha detto. Allora, qua scrivono, c'è Gian che dice...
perché ovviamente loro stanno sul tema, noi no, però perché si litiga? Allora, c'è Gian che dice: a me è successo anche con gli amici condividere la stessa casa o mettere tutti d'accordo, meglio in città che ognuno a casa propria, perché ognuno a casa propria. Allora, il problema è anche che magari quando si va in barca con gli amici, sì, o vengono, o sei ospite lì con più persone, pochino c'è la frizione, ma no? Infatti si dice, no, l'ospite dopo 3 giorni cioè, nel senso che effettivamente c'è un, per quanto puoi avere un rapporto, ecco, o è un rapporto quasi fraterno, ma non fraterno, perché poi si litiga di più con i fratelli, con le sorelle, che con gli amici scelti. Secondo me la convivenza e lo stare tutti in uno stesso spazio, anche se si è amici, dopo qualche giorno comunque porta a qualche frizione, lo sai Sonia, quando si ha l'idea di dover condividere necessariamente qualsiasi esperienza insieme. Per esempio, se tu invece accogli l'altro e dai lo spazio, certo, all'altro, cioè gli consenti di, se gli, sì, va di andare a fare una passeggiata, di poterla fare, quindi che non c'è quella dimensione. Sì, sai, alle 10 ci si sveglia, le cose no, perché quello che io faccio con te poi. Sì, cioè. Noi andiamo in vacanza insieme nello stesso posto, in due case diverse. Due case diverse, vicine, con orari diversi, quindi possiamo non vederci pure per 2 giorni, certo, però... Io che mi è una cosa funzionale, certo punto, sì, no? Sì, che dobbiamo fare tutti insieme la stessa cosa. Vedi questa qui, giustamente dice, dove sta Barbara, dice: a me piace il mare, a lui lunghe passeggiate in montagna. Facciamo un anno a testa, quando te va male fa sta passeggiata in montagna, la rottura dei cosiddetti, capito, i cosiddetti. Allora, secondo me, ed alcuni riescono persino ad avere lunga vita, tante coppie convivono senza quasi mai vivere davvero insieme. È vero? Beh, ci sta, nel senso che, ma dipende appunto da quanto tempo si sta insieme, se hai dei figli, se hai, cioè in qualche modo può succedere, però quello è anche un segnale, secondo me, che poi, no, perché è obbligatorio. Io feci tanto scalpore quando dissi dormiamo in due stanze diverse, no, ma cioè credo che siete voluti. Cavolo, mi sembra così. No, che non, sennò diventa una prigione. Cioè, non è, io ti ho sposato, ma non è che mi sono chiusa dentro, no, dobbiamo dormire insieme, svegliarci insieme, fare la colazione insieme. Vicini, cioè, vicini. Poi sì, uno. Sì. Uno Giuliano, russa. Che dici a riguardo? Io dico che c'aveva ragione Schopenhauer, che siamo come i porcospini, no? E quindi che poi gli aculei e poi si fanno sì, male. Quindi dicevo, Alberto, tu non accetti che io abbia la mia idea. E sai chi c'aveva un'idea molto libera? Iglesias, Julio Iglesias, che era poligamo, che e lui bello, scrisse una canzone, ma in realtà, no, ragazzi, vi racconto sta cosa, ma c'è un retroscena. Quando papà vedeva Iglesias, che piaceva molto a mamma del Molise, una donna morigerata, si dice, insomma, quel che vuol dire, ma mi piace, sì, il Molise sono morigerati, e lavava i piatti quando arrivava lui, bello, no, che sì, che c'era sta mano sempre su, sì, in realtà c'aveva le colichette, però se le gestiva non sapeva che fa, però se le gestiva, e mia madre diceva così, no, e mio padre, guarda che questo pensa così, si trucca, mia madre rispose, truccate pure tu, fosse così, e lui, facile, e la parodia della canzone, la valigia sul letto, vi ricordate, wow, quella viaggio, la valigia sul in letto, realtà lui voleva viaggio, dire questo, che andava via perché era un poligamo di quelli della Polinesia, proprio era un poligamo. La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio, m'ero rotto, facevi tutti i giorni aie oio, io te giuro non vado con una più bella, scappo con il fornaio che mi fa bagnotelle. C'è una morale qui, non devo andare con una più bella, qualcosa di inusuale, capito? La bagnotella del coso, e questo è. Comunque lui era coraggioso, perché diceva: beh, se un uomo tradisce a metà, per 5 minuti, ma poi te lo dà, dai, un bel paravento. Sì, sì, sì. Adesso direbbero patriarcato, cioè, sì, adesso sì, non posso dire una cosa, testi, ma perché eh? Ancora oggi l'uomo dice: vabbè, dai, e non è niente di che, non è stata una storiella senza cosa, non ci devi proprio fare caso, sai, noi siamo così. E poi se lo fa la moglie o la compagna, astrosa, hai tradito, perché? Vabbè, perché ecco, come si dice, no? Siamo tutti bravi con la vita degli altri o con la situazione dell'altro. Cioè, tu, te stesso, l'uomo è considerata una roba figa. Cioè, mamma mia, è sexy, va in giro. Cioè, la donna che nasce madre, moglie, quindi è ancora un retaggio. Cioè, la sessualità, anche il fare.
l'amore è diverso. L'uomo ha una fisicità prorompente, la donna riceve, quindi accogliente, è tutto sì. diverso, no? Da quel, credo, non voglio spaziare in un ambito che non è il mio, però è... diciamo Sonia che ci sono, come giustamente dici, ancora una serie di stereotipi, fortunatamente cercando... i ragazzi di oggi li stanno superando, quindi anche diciamo l'approccio alla sessualità femminile è completamente diverso. Considerate che la pillola contraccettiva del 64, quindi, cioè ieri, certo, se ci pensiamo, certo, al livello anche di gestione della sessualità femminile, perché una volta con le gravidanze indesiderate c'erano una serie di tabù, oggi invece le ragazze, grazie anche al poter usufruire della contraccezione, hanno sicuramente una sessualità molto più libera, e quella che era una visione, cioè no, tradisco a metà, lo vive anche il femminile, perché sì, dice, ma io... non ha una valenza tale da compromettere la nostra relazione. Io ho una figlia adolescente relazione... e quello che gli dico è questo, cioè tu non è, se tu ti avvicini ad un uomo, ti avvicini tu come si avvicina lui, cioè certo, puoi scegliere. Parità. Sì, sì. Guarda, sto chiedendo, mi vedete distratta, ma ho trovato su Google il discorso che ha fatto la Cortellesi sulle donne, questa è molto carina, la vuoi leggere tu? È impressionante vedere come nella nostra lingua alcuni termini che al maschile hanno il loro legittimo significato, se declinate al femminile assumono improvvisamente un altro senso, cambiano radicalmente, diventano un luogo comune un po' equivoco, che poi a guardar bene è sempre lo stesso, ovvero un lieve ammiccamento verso la prostituzione. Guarda, leggi. Vi faccio degli esempi: un cortigiano, un uomo che vive a corte, una cortigiana, una mignotta, un massaggiatore, un cinese terapista, una massaggiatrice, una mignotta, un uomo di strada, un uomo del popolo, una donna di strada, un uomo disponibile, un uomo gentile e premuroso, una donna disponibile, un uomo allegro, un buon tempone, una donna allegra, una mignotta, un gatto morto, un felino deceduto, una gatta morta, una mignotta. Non voglio non voglio fare la donna che si lamenta e che recrimina, però anche nel lessico noi donne un po' discriminate lo siamo. Oh, vedi? Bella questa storia. Bellissima, brava Sonia. Dobbiamo dare due consigli per gli acquisti. Siamo qui con Sonia Brugarelli, Jupiter. E poi, ragazzi, se non vi comportate bene, vi mando tutti all'isola dei famosi sperduti. Hanno tolto pure le telecamere, quindi non so che ci fate lì. A dimagrire. Ma mi vedo l'ora. A tra poco. Ciao. Risarcimento danni da sinistro stradale? Risarcitop. Risarcimento danni da fatto illecito o da reato? Risarcitop. Risarcimento danni da violenza? Risarcitop. Risarcimento danni da responsabilità contrattuale o extracontrattuale? Risarcitop. Ottieni il miglior risultato. Rivolgiti agli avvocati e consulenti esperti di Risarcitop. Dall'esperienza del gruppo Sdebito, Risarcitop. Numero verde 800 50 60 30 o risarcitop.it. In caso di danno, Risarcitop. Modo al Serramenti compie 40 anni. 40 anni di esperienza e serietà nella produzione di infissi in alluminio, legno e PVC con posa in opera certificata. Acquista i tuoi nuovi infissi nel mese di giugno e puoi avvalerti del pagamento in 36 mesi fino a 10.000 euro senza interessi. E partecipi al grande concorso Vinci Green, in palio i prodotti top della Dyson e un viaggio in Norvegia da sogno. Modoal, premium partner Schuco a Roma e Passo Corese di Fara in Sabina. Richiedi subito un preventivo su modoal.it. È bello godersi la casa. Scrivendo in tanti, dandoci i loro segni zodiacali, ragazzi, non possiamo fare tutti così, magari potete scrivere a Jupiter sulla pagina Facebook, no Rino? Sì, in modo tale no, che... No. Dove? Volevo parlarvi di una cosa che avete parlato prima, che generalizza in maniera però molto efficace, i segni si dividono in maschili e femminili. Allora, è saltare, tipo l'Ariete è un maschile, il Toro è femminile, i Gemelli maschile e così via. E poi diccelo, scusa, che così via che erino. Allora, ho detto Gemelli maschile, Cancro femminile, Leone maschile, Vergine femminile, Bilancia maschile, Scorpione femminile,
Sagittario maschile, Capricorno femminile, Acquario maschile, Pesci femminile. Cosa significa? Che una donna o un uomo che nasce in un segno che non è maschile o femminile, ecco, una donna del Leone è una donna che sarà maschile, dunque avrà una forza, diciamo, più energetica e farà più l'uomo, userà i pantaloni nella coppia. Una donna invece che nasce in un segno femminile, tipo la Pesci, un segno femminile, sarà molto femmina, molto, diciamo, insomma, con la femminilità più di rompente. Io mi faccio la barba. Per esempio, Alberto. Alberto è femminile. Alberto è una donna. È una donna, Alberto. O Luciano, sono due segni femminili. E loro sicuramente sono, sì. Quando i maschi, però sotto sotto. Aspetta, scusa. T'ho puntato, stai dicendo, Jupiter. Ce l'hai con me, Jupiter. Ma che cazzo dici? Fa il culo, ok? Io sono una donna, ma senti, ci vuoi Ornella? Ci vuoi Ornella? Ornella, la donna. Ciao, ti conferma che sono una donna, non sono una santa. Jupiter. Vai, fai. Facciamo un piccolo mix. Seguimi. Cominci tu, allora. Ho sbagliato tante volte, sai, e lo so già, e quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più, che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Amore, fai presto, io non resisto, la parte maschile. Oh, che bella, i Pooh. Incontri dove la gente viaggia e va a telefonare, col dopo barba che sa di pioggia e la 24 ore, perduti nel Corriere della Sera, nel vai e vieni di una cameriera, ma perché ogni giorno viene sera? Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei, vediamo se si può farci amare come siamo, senza tormentarci più con nevrosi e gelosie, perché questa vita stende e chi è steso dorme o muore, oppure fa l'amore. Brava Sonia. Questo è il pezzo suo del karaoke. Questo è il mio pezzo. Io ho due pezzi al karaoke. Questo è gelato al cioccolato. E tra l'altro il mio partner del karaoke è mio marito. Dai, veramente. Siamo bravissimo. Andiamo alle gelato feste. Gelato al cioccolato dai. Per. No, no. Sì. C'è una casetta piccola, così. Jupiter! Con tante finestrelle colorate. Jupiter! Una donnina piccola così, amore mio, è arrivata l'estate, oh, amore mio, è arrivata l'estate, Jupiter, 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 dedicata bravo, a Jupiter, bravo. Grazie a voi, bravo. Grazie a voi, Jupiter, non hai detto Jupiter, ha detto Jupiter, 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 grazie. Jupiter. Dopo però Sonia ce la fai girare dal cioccolato sì, col sì, maestro sì. Intonatevi, mi preparo, vai, è difficile girare dal cioccolato è un pezzo, cioè, ma come la fai? In line sì, come la fai? Con la crema propanna quella che va per la maggiore quella che va con la per la per maggiore, la maggiore. Però, vabbè, però la voce femminile è diverso, no? Cioè, cosa, tu non hai anche una canzone di sì, lasciamo stare no, okay. Qual è l'altra? No. Da sola non inizierò mai, ve lo dico. Difficile. Non so le parole, non so. Andiamo, le, di, andiamo, andiamo alla gelato al cioccolato. Un, due, tre. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato.
bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato. Poi c'è un pezzo difficile, quello che fa profumo di tiglio, e non l'ho mai presa, giuro, fa così. Vabbè, profumo di tiglio. Sì, dice una cosa di tiglio, dice qualcosa. C'è cosa col tra l'altro tiglio. Salutiamo, si può salutare Pupo, sì. Certo. Pupo, salutiamo grande Pupo. E anche Malgioglio. Che l'ha ha scritto questa canzone. Sì, certo, c'è tutta la storia questa. Ah sì? Mi stupisco che tu non conosca. Ma io speravo, la conosce Sonia. Speravo non fosse così perché è banale, non è neanche volgare, è banale. Che ne sai? La, che firmò, la firmò con un nome finto lui, esatto, inizialmente, e poi dopo quando è successo ammise che era sua. Che era sua, infatti. E telefonarono anche dall'Africa, dice, grazie che mi ha reso famoso. Comunque, hai mai pensato di provare a sedurre, no, a sedurre una donna con la voce della Vanoni? Perché ti sta benissimo, giuro. Dovrei trovare una che se ama parlassi la ah, tipo io mi avvicino a donna. Ciao, che guarda che funziona. Funziona, si ride. Se ride è fatta. Andiamo a prendere un caffè, dai. E tu saresti l'uomo, mi dice lei. E lei mi fa come Barry White, no, andiamo. No, e tu mi dici no, perché il mio perché segno giuro è femminile. È femminile, esatto. Bravissimo, mi porto ritorna Jupiter. Tu. Come testimone. Tutto torna, tutto torna. Tu con quale voce conquisti? Ma, ti ha conquistato? Allora, secondo io sem- te qual è la voce? Ho sempre amato la voce di Robert De Niro, che era del grande Ferruccio Amendola. Mamma mia, sì. Che oggi non c'è più questa, la voce di De Niro è un po' più così. Che poi tra l'altro quando lui parla nel, senza essere, cioè nell'originale lui era tipo Paperino, Paperino. Immaginate De Niro, sì, con la faccia così e faceva. E invece in italiano c'era questa, ce l'hai con me, stai parlando con me, ok, stai attento, ok, sono molto cattivo, attenzione. Ieri ho ucciso un pasticcere, oggi è stato cremato. Fanculo, fanculo. Quindi c'era questa, c'era vabbè, una profondità. Beh, i nostri doppiatori comunque ragazzi, sono ragazzi, i numeri uno, sì, adesso sì, gran sì parte del no, voglio dire, non il successo di De Niro, ma molti altri sì attori sì, comunque sì doppiati in italiano hanno un Russell Crowe, anche non mi ricordo chi lo tanti doppia, vabbè, comunque, grandi, grandi, grandi. Sì. Però insomma uno non può fingere di avere una voce diversa. Ti accorgi, come dicevi te, poi alla fine stanca essere diverso da quello che sei. No, certo, non c'è, cioè, prima o poi ti fanno tana. Racconto una cosa per farvi ridere, Sonia. Sonia, non ti distrarre. Senti che bello, un giorno una cena a Porto Cervo, c'era una famosa, come possiamo chiamarla, un famoso trans di Toscana, molto bella, molto bella, che a tavola parlava con la voce tutta sua dente. Mi passi per favore il vino? Mi passi quello? Così. Alla fine abbiamo bevuto un pochettino, io racconto una barzelletta e lei ha fatto è uscita fuori al naturale, ha fatto così, ha fatto è uscita fuori, si è spaventata da sola, credo. È uscita fuori, no, al naturale, pure questo sì. Mannaggia ragazzi, è uscito fuori il mostro che l'ha detto. Mamma mia, scusate, allora me ne vado. No, è che basta con ste cazzate. Scusate, salutiamo Francesco da Taranto, perché sta ci sta ascoltando in compagnia della sua compagna, appunto. E lui Scorpione, lei Vergine, sono molto coesi e compatti, abbiamo le idee chiare sul nostro percorso fatto di programmazione e obiettivi, perché ci amiamo. Stiamo andando a Polignano per una breve vacanza. Meraviglia. Buona estate a tutti voi Polignano. Sì, però sai come si dice, che c'ha coda di paglia. Perché stai mostrando, mettendo le mani avanti. Poi Polignano so poligamo, quindi. Senti, poi dobbiamo andare in pubblicità, però senti una cosa, scusami Jupiter. C'è Claudio che dice io sono gemelli ascendente gemelli, mi dicono tutti di stare attenti a me. Cioè, non mi sembrava di essere così malaccio, dice. No, i gemelli già porta la nomea che è un segno doppio, ma non è così, è di doppia natura, cioè nel senso che Castore e Polluce, il mortale e l'immortale, due sono segni particolarmente esigenti, intelligenti, chiaramente un gemelli può spodestare. Sono quattro, quattro energie molto potenti, di conseguenza, ecco perché, ma assolutamente ogni segno ha il suo ascendente, di conseguenza può creare una doppia energia, dunque non è che, però i gemelli, come lo scorpione a volte, no? Già sei scorpione, madonna, no? Perché nascondono determinati archetipi, tipo lo scorpione legato al mese dei morti, no? Allora è un segno molto particolare, molto potente. Eccolo là.
è anche molto sexy, no? Lo scorpione è molto sexy. No, ragazzi, molto Jupiter, molto. Puoi confermare che il segno, diciamo, più sexy dello zodiaco è il pesci? Ecco, là. Ah. Lo vedi? È il segno più femminile. È il segno, ecco, più femminile. Ci sei cascato più... anche tu. Però, è finita. Però attenzione. Il pesci è la strega dello zodiaco, eh? Dove sa fare gli incantesimi, sa fare. Cioè questa è una anche profumiera, nel senso che c'è questa vedi, e torniamo profumiere, un signore che ha un negozio di profumi, profumiera. è da aggiungere questo. Ragazzi, andiamo in pubblicità tra poco. Un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato, io le donne non le capisco.